Vi leggo qualche riga dalla prefazione del libro Gli italiani che hanno fatto la Francia, da Leonardo a Pierre Cardin. La Francia non sarebbe la stessa senza i suoi immigrati, l'Italia non sarebbe la stessa senza la storia dei suoi figli che hanno dovuto andarsene. Decine di milioni di persone partite verso l'Europa e le Americhe. In Francia questi italiani hanno lasciato il segno profondo della loro presenza, il loro arrivo e il loro lavoro hanno avuto conseguenze straordinariamente benefiche. Vale la pena di sottolinearlo in un periodo in cui il dibattito a proposito delle migrazioni si combina talvolta con recriminazioni a base di nazionalismo e di nostalgia per le vecchie frontiere. Da sempre Italia e Francia hanno tra loro una relazione assolutamente particolare. La presenza italiana al di là delle Alpi è un formidabile affresco umano, culturale, economico e sociale. Milioni di uomini e di donne in arrivo dalla penisola si sono stabiliti sul suolo transalpino fin dall'epoca di Leonardo da Vinci e anche da prima. Hanno sempre contribuito a costruire la società francese, anche sul piano culturale. Pensate a quello che la commedia dell'arte ha avuto come importanza nella storia dell'arte francese, a quello naturalmente che l'influenza italiana ha significato nelle arti figurative e a quello che la musica italiana ha portato nel corso di secoli alla Francia attraverso la presenza in Francia di musicisti arrivati dalla penisola. Le migrazioni provenienti dall'Italia hanno un posto centrale e unico nella storia di Francia, scrive Benjamin Stora, che è oggi presidente del Museo francese di storia dell'immigrazione. Io trovo personalmente ingiusto che si sia persa la memoria di tanti italiani che hanno manifestato il loro eroismo e comunque il loro coraggio nel corso delle due guerre mondiali in Francia. Nel caso della prima guerra mondiale, il ragazzo di origine emiliana, Lazare Ponticelli, è stato poi celebrato quando è deceduto ad oltre 100 anni dal suo arrivo sul suolo francese. È stato celebrato come l'ultimo dei combattenti francesi della Prima Guerra Mondiale, ma quando ha combattuto la Prima Guerra Mondiale non era francese, era italiano. C'è poi la storia degli alpini che hanno salvato migliaia di ebrei in Francia durante il periodo drammatico, certo, dell'occupazione italiana di una parte di questo paese tra il 42 e il 43. Sapete, i giusti sono coloro che fanno del bene anche quando si trovano dalla parte sbagliata. Migliaia di ebrei francesi, tra cui Robert Badinter, che è stato ministro della giustizia di François Mitterrand e che ha abolito la pena di morte in Francia all'inizio degli anni Ottanta, hanno avuto la vita salva grazie all'occupazione di una parte della Francia da parte degli alpini. C'è il caso del siciliano Angelo Catarinicchia, siciliano di origine perché era già naturalizzato francese, la sua famiglia era andata in Tunisia, poi dalla Tunisia lui è arrivato in Francia tra le forze della Francia libera del generale Leclerc ed è stato uno dei primissimi ad arrivare alla fine della Seconda guerra mondiale nel nido d'aquila di Hitler in Baviera. Io ho raccolto in questo libro la testimonianza di molte persone, una parte delle quali naturalmente immigrati o figli o nipoti di immigrati italiani in Francia. Una testimonianza mi ha molto toccato, è quella di un ex campione ciclista, Andrea Riolfo, che con l'esperienza dei suoi 86 anni, mi ha detto: gli italiani hanno portato al ciclismo francese la volontà di sorpassarsi nei momenti più difficili.
I ciclisti italiani che partecipavano alle competizioni in Francia appartenevano spesso a famiglie di immigrati, sapevano soffrire, sapevano battersi. Ecco, gli immigrati italiani in Francia hanno sempre pedalato e pedalato molto su tutti i terreni, in tutti i modi, in tutti i sensi. Il risultato è che nella Francia del XXI secolo almeno 5 milioni di persone, probabilmente molte, molte di più, hanno un'origine italiana. Jean Cocteau diceva che i francesi sono italiani di cattivo umore. Oggi che purtroppo anche gli italiani sono spesso di cattivo umore, possiamo forse cercare insieme un po' di dinamismo nel nostro comune passato, arricchito dalle vicende esemplari di tanti migranti italiani che hanno dovuto lasciare il loro paese e che sono riusciti, ciascuno a modo proprio, a costruire la Francia. Oggi Francia e Italia hanno insieme un ruolo fondamentale nella costruzione di una nuova Europa. Grazie per avermi ascoltato.